tanto mi sta piacendo il gioco oggi, ragazzi. Cioè, io più vado avanti, più mi ho quella sana consapevolezza, come diceva il mio personal trainer, tutta quella lucidità nel far ciò che ti piace, che ti rende assolutamente infallibile, se vogliamo, in ciò che fai e in come ti piace ciò che fai. Spero che vada a piacervi anche non solo nel tech che ci apprestiamo a farvi vedere, ma anche tutto il nostro canale di per sé. Io sono Antoshow e ricominciamo, ragazzi. Ecco, questo mazzo ormai lo stanno giocando tantissimo, questo è il classico mazzo da... ormai lo conoscete tutti, per riscaldarci, giusto un po' per riscaldarci, dai, il mazzo bello OTK, devastante, pesante, in cui andiamo ad equipaggiare un nostro mostro che può evocare 2-3 volte anche gli LP volendo, e per far secco sostanzialmente l'avversario. Implemento anche il package con il break token in modo da avere diverse negazioni, quindi in modo da avere praticamente un deck completo con delle negazioni multiple, con degli attacchi molto pesanti che possono arrivare all'avversario, quindi grifone, cavalcatore di grifone vagante, Dragobert con il cui effetto faccio tornare nella mano l'anima immortale, con l'effetto vado a distruggere tutti, effetto di incanalatrice, entra anche incanalatrice, tutto questo in turno 2, ragazzi. A questo punto, vedete, una volta fatta piazza pulita, sono andato a potenziare i miei mostri ciattolini per avere un OTK molto pesante sul terreno. A questo punto attacco due volte, tra l'altro, con il nostro mostro. Gli incantatori, la famiglia dei Brave Token non serve neanche, basta lui che attacca e che... Vedete, così, quanto ci abbiamo messo? Penso abbiamo segnato il record qui, no? Un minuto e qualcosa, ma madonna, troppi grattacapi per l'avversario, e mazzo direttamente molto molto forte. Sono Antoshow, in questo canale facciamo vedere Yu-Gi-Oh! Ai massimi livelli. In questa playlist ci sono le partite giornaliere nell'ecosistema, partite più belle, fighe, nell'ecosistema meta di Yu-Gi-Oh! In modo che tu abbia un'idea non solo dei mazzi che si trovano in giro, ma soprattutto di come puoi divertirti con tutti i mazzi, perché come ben si sa la mia filosofia è una e univoca: tutti i mazzi in questo gioco possono dire la propria, sì, anche i mazzi del 2001, anche i mazzi che erano stati colpiti in modo pesante dalla Banned, sì, anche Spiral, sì, tutto. Devo dirvelo in un modo diverso? Ok, benissimo, allora vi dico che puoi giocare in questo gioco tutti i mazzi di Yu-Gi-Oh! Puoi essere performante con tutti i mazzi di Yu-Gi-Oh! E spero di essere stato abbastanza sibillino in questo modo. Allora, signori, siamo con... ecco, il dragon bianco occhi blu, non poteva essere altrimenti. Andiamo, continuiamo il nostro bellissimo riscaldamento con il nostro amichetto. Zona di pericolo soprannaturale, attenzione. Non siamo contro... è l'ultimo arrivato, ma chiaramente il nostro dragon bianco è sempre una garanzia, perché ecco qui testamento della terra con l'effetto della persona. Ma mentre, attenzione, il Generider! Siamo contro il Generider, andiamo ad attaccare quindi con il drago bianco occhi blu, ma sappiamo che ci sarà un macello nel prossimo turno, semplicemente perché questa carta, Stadio Boss Generider, è molto potente in quanto va a lavorare nel nostro turno. Quando sei contro questa carta devi andare a terminare il prima possibile le partite, perché nel tuo turno questa va ad evocare specialmente mostri, ma soprattutto, eccolo qui, va ad evocare specialmente dei segnalini con cui i mostri dell'avversario interagiscono per andare a distruggere questo mondo e quell'altro a te. Quindi molto molto bene. Fortunatamente, vedete, con Ash gli abbiamo impedito di evocare direttamente dal deck, una roba veramente incredibile, carte che vengono evocate dal deck direttamente, quindi veramente il panico. Attacchiamo ancora, facciamo entrare il nostro dragon bianco occhi blu, effetto di zona pericolosa ma naturale che vorrebbe andarci a distruggere la creatura finale della distruzione, ma qui andiamo a utilizzare proprio essa, che con l'effetto va a rendere immune il nostro drago bianco occhi blu praticamente da tutti i possibili attacchi. E missione riuscita, siamo andati a distruggere, a penetrare completamente le difese dell'avversario, non dandogli il tempo di utilizzare la Generider Stage. Bene, bene, molto molto bene. E poi il Generider è un mazzo fortissimo, ragazzi. Cioè, io non vorrei andare a dire, però davvero, ragazzi, mamma mia, quanta roba. Cioè, ci va, ci abbiamo fatto il video anche con Jobbit, quindi veramente, cioè, abbiamo fatto vedere anche effettivamente anche le carte, le varie olografie, a livello estetico, tanta roba. Allora, siamo contro Flow Wanderers, ormai lo conoscete, ragazzi, dai, lo conoscete, quindi veramente fatevi ingioiare anche semplicemente a livello di intrattenimento con queste carte. Entra quindi il Generider, come va a lavorare ormai ce lo siamo imparati, lo sappiamo tutti. È un deck che vuole andare ad evocare molto tramite tributo, che evoca tramite tributo utilizzando le carte dell'avversario, che a fine turno fondamentalmente vuole andarsi a trovare con un boss come Infine, soprattutto una carta che evita l'evocazione speciale di mostri, eccetto mostri diversi. Sono tante carte che vanno bannate, tante carte che entrano nella nostra mano, quindi durante il turno anche dell'avversario. Con l'effetto l'avversario utilizza Spolverino delle Arpeggi di su entrambe le carte, Lightning Storm anche, ok, bene. Qui che dire, signori, dico solo ok, quando hai Spolverino più Fulmine Tempesta, veramente tanta roba.
Questa utilizzando l'avversario un bellissimo mazzo Cosmax. Ho fatto male a lasciare il drago bianco occhi blu e a fare questa partita con Flow Wanderers, ragazzi. Dannazione. A questo punto entra drago bianco Cosmassimo, utilizzando quindi l'arte avanzata del rituale. Cospia di Shen va a mandare il nostro mostro sul nostro terreno e l'avversario ci infligge 8000. Perché ci infligge 8000? Semplicemente perché quando attacca gli LP, l'avversario con il drago Cosmassimo occhi blu ci infligge danno perforante doppio. È una vittoria forse che si potrebbe dire un po' di rapina, ma dal momento che anche noi siamo stati complici nello svilupparla tramite il nostro video, no, sul mazzo da torneo del drago bianco Cosmassimo, me la becco senza alcun problema. Poi bisogna prendersi le proprie responsabilità, ragazzi. Io non so mai perché uno dica, faccia. Bisogna prendersi le proprie responsabilità. Così come, ecco, mi prendo le mie sacre responsabilità col mazzo Jinzo. Il mazzo Jinzo sta circolando negli ultimi tempi, ma sono tutti un po' dubbiosi, no? Non sanno se utilizzarlo, se non utilizzarlo, perché tanti dicono che fa ridere, tanti invece dicono no, ma è forte in verità, tanti invece dicono no, ma devono uscire i supporti nuovi. Io invece agisco. Acta, non verba, vado a pensare. Qualcuno ha problemi con la mia filosofia, la ridico. Acta, non verba. Sono le parole del profondo queste, ragazzi, le parole un po' della saggezza, quindi bisogna ascoltarla. Andiamo a vedere quello che va a succedere. Effetto di ragionando, l'avversario seleziona un livello 1, quindi non va a prendere nessun mosso. Andiamo ad evocare Drago Fantasma. Effetto di Orochi, è un livello 7, quindi va ad entrare anche Orochi, che tra l'altro è un livello 8. Allora, abbiamo già un bellissimo board, ma soprattutto abbiamo in mano i Jinzo che vanno a frenare. L'avversario ci va ad utilizzare, attenzione, siamo contro un deck anche macchina, sempre il solito, ragazzi, il solito che noi abbiamo utilizzato sin dall'inizio, e quindi bene, ci fa molto molto piacere avere questa prova di forza con i mitici macchina. Sappiamo benissimo, il loro obiettivo è sempre andare a utilizzare carte come il Ridispiega Forza, quindi ecco, come il Risvendicatore, con cui va ad avere sostanzialmente della nuova potenza di fuoco direttamente in campo. Effetto di Mac Fusoliera, si va ad equipaggiare ad incursore aereo. E a questo punto che cosa succede? Andiamo a pescare. Oh, controlla mente. Niente, vuol controlla mente che va anche a distruggere. No, neanche, non va a distruggere. Andiamo a facciamo entrare Psichico Mega Cyber. A questo punto entra Gizmo e Koroshi. Guardate quanto è forte controlla mente. Poche persone la utilizzano. Invece utilizzatela perché fa veramente il casino. In questo caso, per esempio, abbiamo preso il controllo di un mostro dell'avversario. E semplicemente è rimasto senza carte sul terreno. Dite poco? E non è poco. Attacchiamo con 2200. Attacchiamo con 2450. E attacchiamo con Fantasmino. E l'avversario si va a trovare con 950. Quindi a trovare è tanta roba, ragazzi. Abbiamo ancora il Jinzo Super, ma soprattutto lo Shock Cyber Energia. Attenzione, perché l'avversario fa entrare sul terreno Mac Fortezza con 2500, fatto di Mac Fusoliera, va ad entrare sul terreno. Quindi Battle Face va a distruggerci Orochi. Le botte da 50 me le ero dimenticate. Sono carezze praticamente. E quindi noi non ci arrendiamo. Non ci arrendiamo perché nessuno si può mai arrendere. Ed entriamo ancora, continuiamo con il Mac Fusoria che ci va a distruggere. Abbiamo ancora Fantasmia. Abbiamo ben resistito alle botte dell'avversario. Entra Jinzo Jector. Non aspettavamo altro. Entra Jinzo Jector che diventa Jinzo. L'avversario fa entrare Mac Rilasci Scorta. Effetto di Mac Rilasci Scorta ed effetto anche di perimetro di difesa, con il cui effetto quindi vanno a succedere delle robette. Quindi va ad andare nella mano il Mac Fusoliera. Va a toglierci Jinzo Jector ed entra Jinzo Supremo. Attenzione, attenzione. È la prima volta che molti di voi lo vedono, quindi andiamolo a spiegare. Non può essere evocato normalmente posizionato, deve essere evocato specialmente dalla tua mano mandando al cimitero un Jinzo scoperto che controlliamo. Le carte trappole e i loro effetti sul terreno non possono essere attivati. Con questa carta le carte trappole e i loro effetti sul terreno non possono essere attivati. Annulla gli effetti di tutte le trappole sul terreno. Una volta per tutto possiamo distruggere tante trappole scoperte sul terreno quanto è possibile. Se lo facciamo infliggiamo 300 danni all'avversario per ogni carta distrutta. Non so se mi spiego, ragazzi, non so se mi spiego. Jinzo oggi è molto molto forte perché i supporti ci sono. Attacco, distruggo e a questo punto, signori, che cosa succede? Effetto di Mac Fortezza con l'effetto di Mac Cittadella, quindi vanno a succedere un incastro di effetti. In risoluzione Mac Cittadella va semplicemente ad entrare sul terreno e quindi noi la salutiamo. Eccolo, Mac Fortezza, quindi va a distruggerci Jinzo. Va bene, va bene, va bene. La vettura era 850, ragazzi, la vettura era 850. Utilizzo di Spolvero dell'Arpia, ragazzi. A questo punto Shock Cyber Energia. Dovevamo utilizzarlo prima controllando noi Jinzo. Va a rientrare anche il Mac Fortezza. Va a mettere in attacco tutti. Ci attacca, ci distrugge il nostro mostro. E a questo punto effetto di Mac Risvendicatore. Va a far entrare nella mano Mac Risvendicatore. Effetto di Mac, va a potenziare, ci attacca. E ci va ad attaccare ancora. E
maledizione, l'avversario ci attacca e ci va a distruggere con il suo mostro. Spolverino dell'arpia ha vinto, ragazzi. Anche se, ecco, considerando le tante interazioni che c'erano, sono comunque contento di come Jinzo ha dato prova, se non altro, di essere vivo. Ecco, mi fanno molto piacere quei mazzi che, più che andare a vincere o perdere, perché si può vincere anche per fortuna, ragazzi, cioè, andiamo a dare questa notizia, non per fare le vittime, ma semplicemente perché, avendolo provato anche noi, cioè, e ci sono video ogni giorno a testimoniare questo, a Yu-Gi-Oh! La componente di fortuna, per quanto non ci piaccia, va ad imperare anche tanto. Però, ecco, considerando come il mazzo ha resistito e come abbia messo tanto in difficoltà l'avversario, beh, lo reputo comunque molto molto valido e sicuramente tanto tanto potente per i nostri avversari e per le nostre partite meta. Molte volte sono più importanti le suggestioni che si hanno, semplicemente sapere come andare a rendere un mostro più forte, un deck più competitivo, ma anche rendersi conto che, come dire, un mazzo è ancora vivo, fa tanto. Come per esempio, ecco qui, il mazzo occhi rossi, il mazzo con un certo cavaliere lama, con un certo Gifted, con un certo drago centenario, che comunque non è male, soprattutto con la fusione occhi rossi. Cosa potrà mai fare un deck occhi rossi? Beh, ora lo vediamo. Siamo contro un Fortune Lady, tanta tanta bellissima roba. Questi sono mazzi che poche volte si vedono, vi assicuro, questi sono deck, questa sarà una partita che ti lascerà sicuramente estasiato. Entra, quindi, ovviamente sono tutti incantatori, quindi l'avversario giustamente utilizza il Fortune Lady assieme all'archetipo Mago Nero, e male non fa, perché questo gli permette di far entrare per sempre la Signora della Fortuna, molto molto forte, 2800, che durante la nostra infesa ci fa mandare un altro mostro incantatore, devo fare specialmente questa carta. Allora, che cosa succede? Fusione occhi rosso, senza problemi, con fusione occhi rosso andiamo al cimitero i mostri occorrenti per una fusione, ed entra da con occhi rossi, slash, benissimo, 2800, Battleface, attacchiamo, effetto, si va ad equipaggiare direttamente un mostro, ma l'avversario utilizza la strega artigiana Aruru, e quindi che cosa succede? Entra Aruru sul terreno, perché noi abbiamo triggerato il nostro effetto, ci va a rimischiare il nostro mostro nel deck e non succede niente. A questo punto non succede niente. Attenzione, gli incantatori sembrano prevalere contro il drago nero, ma attenzione, avete utilizzato ancora il richiamo della fortuna, va a mettere sul terreno oscurità signore della fortuna, a questo punto va ad entrare un altro signore. Guardate il signore della fortuna, quanto che bel deck che è. L'avversario ci attacca, quindi ok, con l'effetto va a far entrare anche acqua signore della fortuna, ci va ad attaccare, ci va ad attaccare, ci va ad attaccare e ci va ad attaccare. Benissimo, l'avversario, vedete come aveva gremito il terreno, eravamo rimasti a 600, ragazzi, cioè era qualcosa di abbastanza pesante. Va a mettere anche Bezze dei draghi diabolici, che era un mostro che non poteva essere distrutto in battaglia dagli effetti delle carte, subendo danno da un attacco che coinvolgeva questa carta, e gli guadagnava da attacco pari al danno, ragazzi, subito. Che cosa potevamo andare a fare? Ma sicuramente aspettare la nostra pescata. Eccolo qui, Zanno occhi rossi, con l'effetto Aruru era rientrata nella mano, avevo settato Cucciolo, ma soprattutto Zanno occhi rossi. A questo punto che cosa andava a succedere? La acqua signore della fortuna andava a potenziare, guardate quanto sono forti signori della fortuna, qualcosa di veramente incredibile, che in qualche modo non ci lasciava il tempo di andare a sopravvivere. L'avversario è stato molto molto bravo, ecco, in questo caso l'avversario ha costruito il deck con tanta tanta intelligenza. Le signore della fortuna in combinazione chiaramente con certe carte come Aruru fanno veramente il panico. Era costruito bene il drago dei rocchi rossi, ma davanti a un momentum, a una partenza così potente del nostro avversario, non ha potuto assolutamente fare nulla. E poi ci si prova, cioè la cosa è che uno alla fine ci prova, perché vuole provare a mettere i suoi mostri, cioè, in una bella posizione. Comunque provi sempre in qualche modo a distogliere la partita, a fartela andare bene. Purtroppo, ragazzi, non ci si riesce quasi mai. Allora, siamo con ancora il nostro bellissimo amico il Cubico, signori, che comunque ha una combo che è devastante, ragazzi, vi posso assicurare, utilizzato bene fa il panico. La personaggio utilizza Capo Arbitrale, questa è una bellissima carta, perché quando un mostro sul terreno attiva i suoi effetti lancia una moneta e il giocatore che ha effettuato l'attivazione fa discendere questo coso. Se indovina, questa carta va al cimitero, altrimenti se sbaglia l'attivazione di quell'effetto si sposta il controllo su un altro mostro. Cannone di gelatina invece, quando un mostro della versione che non attacco mischia nel deck il mostro. E allora noi attacchiamo. Attacchiamo, va bene. Allora utilizziamo però Karma Cubico per andare ad aggiungerci la mano d'Uzza. Il Cubico lo conoscete benissimo, ragazzi, vuole andare a rivelare delle carte Cubico nella mano per andare a far entrare i suoi bellissimi mostri ciattolini di archetipo boss potenti, per andare ad infliggere comunque dei danni abbastanza consistenti e molto importanti per l'avversario. E a questo punto che cosa va a succedere? L'avversario utilizza Ursarti come capolare, gli Ursarti ci sono veramente un qualcosa di incredibile, anche perché attacca, ci distrugge il nostro mostro, e questo ci fa veramente molto piacere, ma noi andiamo a giocare. A questo punto
Dottor Change, andiamo a prendere Spolverino dell'Alfia. Decisioni, ovviamente bisogna sempre utilizzarlo. L'avversario utilizza Super Corsa a testa bassa, carta molto molto potente, che dichiara l'attributo oscurità e distrugge un mostro all'inizio del damage step, quindi non potevamo assolutamente attaccare. Duzer va cielo cubico, con l'effetto l'avversario utilizza Maxi, ma a noi non interessa, perché a questo punto andiamo al cimitero Unificazione dei Signori Cubici, effetto di Karma Cubico, ma andiamo al cimitero Vision per andare a potenziare il nostro Dusa. Battle Face 3600, infliggiamo 1600 e questa volta siamo noi che controlliamo la partita ed andiamo ad attaccare. Come le Signore della Fortuna, il Cubico, che potrebbe essere un deck che forse non viene troppo nei radar dei giocatori, fa veramente tanto tanto casino. Che poi è una questione di filosofia, ragazzi, quando sei disposto a far casino, quanto vuoi bruciare gli LP dell'avversario, quanto, che cosa vuoi fare precisamente. E noi qui stiamo giocando con una certa carta che era uscita un po' fuori dai radar, e questo purtroppo ragazzi, perché è veramente tanta roba, con i segni del tempo. Vi chiederete voi perché questo impasto di carte burn, perché è un qualcosa di incredibile, ragazzi. Ho detto che questo è un mazzo meta completo, naturalmente lo stregone del tempo, tra l'altro, lo rimandiamo nella mano. Non è una mossa meta questa, lo vedrete soprattutto adesso che succederanno le varie robe. Necrovolt va ad attaccare, ma abbiamo qui un altro dolce a sorpresa, una bella bomba per l'avversario. Perché ci mette lo stregone del tempo, noi lo rimandiamo immediatamente nella mano perché non vogliamo che si applichino i suoi effetti. L'avversario comincia a scattare. E è molto indicativo il fatto che abbia scattato Psy Struttura, attenzione, per continuare ad attaccare il nostro amico Necrovolto. Era esattamente ciò che volevamo, effetto di gelata trasformante. Ma andiamo al cimitero, tutte le carte, peschiamo 5 carte. Guardate qua come è stato interessante, guardate soprattutto come siamo assicurati. Marshmallow, che non ci fa subire danni, l'avversario tra l'altro anche così, ma così lente, bella roba, eh. Abbiamo utilizzato energia lampo gemma per ogni stand by face, infliggiamo danno all'avversario per il numero di carte magiche che controllava, per 300, tanta roba. L'avversario ha già attaccato, muro dimensionale. Un circolo democo ha messo strega della foresta nera, l'avversario si è inflitto danno, andandoci a distruggere. Ha attaccato Marshmallow, che con l'effetto gli ha inflitto 1000 e non si è distrutto. Guardate come regge il nostro mazzo, guardate quanta roba ci va a fare. A questo punto, ecco. A questo punto, tanti stanno ridendo, lo so, ridiamocela, giochiamocela, quel che volete, ma soprattutto andiamo a... Perché guardate la situazione come va configurandosi. Ogni mostro mandato al cimitero viene invece bandito. Questa carta, quando viene bannata, banna le prime 5 dal deck dell'avversario. Con questa carta, per ogni carta che viene bannata, acquisiamo dei punti. L'avversario è già pericolosamente, lo dico considerando i mostri che ci sono sul terreno, a 25.000. E questo che cosa potrebbe andare a significare? Ma non lo so, vediamo ragazzi, vediamo cosa succede. Energia lampo gemma, in stand by, gli infliggiamo 300 per ogni carta mangia continua che c'è sul terreno. Assorbi anime, mettiamo coperto. Buco nero, via ragazzi, ma andate via nelle dimensioni più assurdominali. A questo punto, Necrovolto, tutte le carte sono state bannate, ragazzi, eh. Già Sorbi Anime ci fa avere tanti punti. Già 2000 punti, che poi ci fa arrivare 10.000. Perché no? Necrovolto va a mandare al cimitero oltre 10 carte, quindi andiamo a 15.000. Non so se mi spiego. Adesso puoi mettere anche quei tuoi amici, i vostri ciattolini, che girano tanto e possono attaccare tanto agli LP, che possono far male a livello di carte equipaggiamento. Mettiamo anche sopra il suo BD, una grandissima carta, perché durante la difesa, se questa carta è stata abbandonata mentre era scoperta sul terreno, la vogliamo specialmente, e quindi abbiamo 1800 molto molto forte. Rai Jacky, benissimo, viene bannato, effetto di assorbi anime, diciamo, abbiamo 500. Ah, tra l'altro il nostro mostro bannato va anche a tornare sul terreno, ma l'avversario non ci sta, preferisce sprecare tutte le risorse che ha nella mano. Guardate, questi sono i mazzi più belli, ragazzi, perché sono i più divertenti, ma anche soprattutto tra i più forti. A questo punto sopravvissuto DD non va ad applicarsi, assorbi anime comunque sono altre carte che sono state bannate, quindi è bene, altri 600, end phase, nostro turno. Io direi che la persona non fa proprio più niente, si arrende completamente. Abbiamo tra l'altro anche Sandayon, che se non controlliamo mostri sul terreno si evoca e da 1000 e da 4000, ma noi preferiamo, capito, burnare l'avversario. Non è... Che ci facciamo con un mostro di 4000, ragazzi? Ma possiamo anche fare altro, dai, l'avversario setta, proprio non gli interessa con 16500, ho assunto la partita già bella che è finita, con l'effetto gli infliggiamo altri 600. Tanta roba, ragazzi, eh. Questi sono i mazzi che più sono belli, sono i mazzi che più piacciono, sono i mazzi che secondo me sono veramente tra i migliori, molto molto semplicemente. Bene, si è fatta una certa pure oggi e sono molto molto soddisfatto dei mazzi fatti vedere, sia quelli che hanno vinto, sia quelli che hanno perso. Lo sapete benissimo, ragazzi, per me non è un fattore di vincere o perdere, per me è un fattore semplicemente di aiutare le persone che vogliono giocare a Yu-Gi-Oh! A far vedere com'è il gioco, a far vedere i vari mazzi.
il mazzo che ti può piacere o che ti può invogliare a, far, a tornare a giocare a Yu-Gi-Oh! Magari è anche quello contro cui perdo, cioè, perché no, ma non mi offendo io, Quel che mi interessa è che se a te piace Yu-Gi-Oh! Se a te piace a Yu-Gi-Oh! Bene, e se ti piace anche l'italiano corretto, possa trovare in questo canale un faro per ricominciare a giocare. E per aiutarti, tra l'altro, noi abbiamo un servizio di supporto canale, un servizio con cui le persone che vogliono donare al canale possono trovare sicuramente molto ausilio. Con questo servizio noi possiamo mandarti deck e carte di Yu-Gi-Oh! Direttamente a casa. Basta semplicemente scriverci, basta semplicemente dirci: Anto, io voglio questo mazzo. Inviatoti il mazzo, ci pensiamo a tutto noi, quindi tutto velocemente, senza rischi, senza... Ok, ci sono tutti i nostri testimonial su Instagram, tra l'altro, no, perché mi rendo conto, giustamente, ci sono anche persone che giustamente dicono ma su internet trovo sempre... Cioè, su internet ci sono anche persone poco serie, cioè basta con questo tabù anche, su internet ci sono persone poco serie, quindi è giusto anche attestare, tramite una svalangata di testimonial, che si sia una persona che quantomeno non fotte le persone, al netto del fatto che possa essere antipatico, no. Oltre al mazzo che possiamo mandarti, c'è anche il gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di supporto e consulenza, con cui tu puoi avere un tuo personal trainer dedicato di Yu-Gi-Oh!, con cui puoi avere tante combo per tutti i mazzi che vuoi, con cui hai tanti regali, insomma veramente tanta tanta roba che se vuoi donare al canale ti sarà sicuramente di grande ausilio. Grazie mille per la visione, iscriviti, clicca sulla campanellina e noi ci vediamo chiaramente al prossimo video. Condividi il video con tutti i tuoi amici, spacca quel tasto dei like e del super grazie e ovviamente stay over e... Come sempre ripeto e come sempre spero ripeterà tutto il mondo. Stay sempre oltre. A domani, cari ragazzi.